Secondo il racconto del poeta romano Ovidio, il ragazzo era di eccezionale bellezza. La madre, la ninfa Liriope, preoccupata per il suo futuro, chiese una profezia all'indovino Tiresia, che rispose enigmatico: Narciso raggiungerà la vecchiaia a patto di non conoscere mai se stesso. Crescendo, la bellezza del giovane aumentava. Ogni uomo e ogni donna che lo incontrava si innamorava delle sue fattezze e della sua grazia, ma lui respingeva ogni profferta d'amore. Un giorno la ninfa Eco seguì furtiva il giovane nei boschi, osservando da lontano la figura amata. Quando Narciso si accorse di lei, la ninfa corse ad abbracciarlo, ma fu respinta e allontanata malamente. Eco, con il cuore infranto, trascorse il resto della sua vita vagando per valli solitarie, gemendo per il suo amore non corrisposto, finché di lei rimase solo la voce. Udendo i suoi lamenti, Nemesi, la dea della vendetta, decise di punire il crudele Narciso. Accadde così che il ragazzo, mentre attraversava un bosco, vide un profondo specchio d'acqua e vi si avvicinò per bere. Per la prima volta in quell'acqua, Narciso scorse la sua immagine riflessa e, non comprendendo che si trattava di se stesso, si innamorò perdutamente del bel viso che stava fissando. Quando si accorse che quella che stava guardando era la propria immagine, capendo che non avrebbe mai potuto vedere ricambiato il proprio amore, si lasciò morire, imprigionato nell'ossessione per la